In questo tutorial vedremo come poter creare corsi nella piattaforma di Learning Moodle. Aprire il browser, digitare nella barra degli indirizzi liceovinci.net, premere invio, accedere cliccando sul pulsante login e indicando username e password. Di qua controllare che il sistema abbia riconosciuto il proprio account. I docenti che si sono iscritti al Moodle e vogliono essere abilitati per creare corsi sono invitati a mandare una mail a Pina di Vito per avere l'abilitazione come docenti. Dopo averlo fatto, cliccare su Corsi, aggiungi un corso. Indicare il titolo del corso, per esempio prima M matematica. Titolo abbreviato, si può ripetere lo stesso titolo del corso o si può abbreviare. La categoria del corso, visto che un corso di matematica sarà nell'anno scolastico 19-20, matematica, informatica e fisica, altrimenti italiano, latino, storia e geografia, scienze naturali, lingue straniere, storia dell'arte, disegno tecnico. Per fare una prova, indicare la categoria tutorial e corsi di prova, scienze umane e filosofia. Questo lo metteremo in matematica, informatica e fisica. Data d'inizio del corso si può lasciare quella che è oppure modificare. Codice identificativo del corso non bisogna indicare nulla, la descrizione non c'è bisogno di indicarla e neanche di aggiungere file, sono elementi facoltativi. Il formato del corso può essere per argomenti, relazionale, attività singola oppure settimanale, quello più usato è quello per argomenti. Numero di sezioni di default è 5, si può scegliere un numero diverso di sezioni e si può anche. Questa cosa si può definire anche successivamente. Per il resto si lascia tutto com'è di default e si salva. Ecco. Il corso è stato messo nella categoria 2019-2020 Matematica, Informatica e Fisica. Ecco qui il corso. Si clicca e si apre questo corso. Il docente, ora il corso è completamente vuoto, ci sono dei generici nomi per argomento 1, argomento 2, eccetera. La prima cosa da fare è iscriversi come docenti, quindi cliccare su Utenti, Iscrizioni, Iscrivi utenti, mettere il proprio ruolo come docente, cercare il proprio cognome, individuarsi nella lista e premere il pulsante iscrivi. Poi termina iscrizione utenti. Qui si appare come docente e come manager di sistema. Terminate l'iscrizione di se stessi come docenti, si torna nel corso cliccando qui oppure qua, da questa parte. A questo punto si può cominciare a lavorare nel corso. In questo caso attiva notifica, cliccare sulla matitina di fianco a ognuno dei nomi e scrivere per esempio gli argomenti. Premere invio. Cliccare sull'altra matita e scrivere gli argomenti che si vogliono trattare. Ovviamente dipende dalla materia. E così via.